Tanto che aspettiamo gli ultimi arrivi, vi do come tante altre volte il benvenuto in libreria per la presentazione del libro che Andrea Tarabia sta leggendo adesso, non sa neanche di che cosa si tratti. Ma... Buonasera a tutti, rischia un po' però. Allora, cominciamo così. Maria Vergine, Madre di Dio, liberaci da Putin, liberaci da Putin, liberaci da Putin. Abito talare nero, spalline d'oro, tutti i parrocchiani strisciano e si inchinano, il fantasma della libertà è in paradiso, l'orgoglio omosessuale è incatenato in Siberia. Il capo del KGB, loro primo santo, sbatte in prigione dimostranti sotto scorta. Per evitare di offendere Sua Santità, le donne devono partorire e amare. Merda, merda, la merda del Signore. Maria Vergine, Madre di Dio, diventa femminista, diventa femminista, diventa femminista. La Chiesa loda i dittatori marci, la processione di nere limousine dai portatori della croce. A scuola incontrerai un insegnante predicatore, entra in classe, portagli soldi. Il patriarca Gundiaev crede in Putin, puttana, credi in Dio piuttosto. La cintura della Vergine non sostituisce le manifestazioni di massa. Madre, Madre di Dio, protesta al nostro fianco. Maria Vergine, Madre di Dio, liberaci da Putin, liberaci da Putin, liberaci da Putin. 40 secondi di questa canzone sono stati suonati e performati, recitati il 21 febbraio del 2012 nella chiesa di Cristo Salvatore a Mosca, che è la chiesa, per chi non è stato a Mosca, sulla Moscova che guarda il Cremlino, e della sede del patriarca Gundiaev, che è il capo della chiesa ortodossa, insomma il loro papa ortodosso, possiamo dire così. È stato recitato da tre membri di un collettivo femminista nato nell'agosto del 2011, quindi sei mesi prima della performance, in Russia, un collettivo che si chiama Pussy Riot, ma questo lo sapete perché sennò non sareste qui, davanti, non sul, ma davanti all'altare, che è un luogo sostanzialmente invalicabile da chiunque non sia maschio e non abbia gli abiti talari del prete ortodosso e quindi il viatico per salire sull'altare a parlare alla gente. La performance è stata filmata, è stata diffusa poi via internet, l'avrete vista immagino, ci sono tre ragazze con il passamontagna in testa che ballano e cantano ovviamente in lingua russa questo testo. Non riescono ad arrivare alla fine perché gli inservienti della chiesa, i guardiani della chiesa, insomma, le interrompono, le portano via, vengono chiamate le forze dell'ordine, le tre ragazze vengono arrestate e vengono portate via e così via, la storia la conoscete. Che cosa succedeva? A parte che mi ricordava Roberta prima che oggi è il 23 di febbraio, quindi siamo più o meno nel giorno dell'anniversario della performance delle Pussy Riot a Mosca. Succede che queste ragazze vengono processate, vengono incarcerate, gli viene impedito di vedere i familiari, gli viene impedito in alcuni momenti della loro vita carceraria di dormire, gli viene impedito di mangiare, di bere, insomma vengono sottoposte a delle forme che in Russia chiamano lievi di tortura e di privazione dei diritti civili più elementari. E nell'agosto, il 17 agosto del 2012, vengono condannate a 2 anni di detenzione. Due di loro hanno fatto alcuni mesi in carcere a Mosca e poi sono state portate in Siberia, non mi ricordo bene la località, un'altra in questo momento è agli arresti domiciliari, però di fatto sono private dei diritti civili e politici e della libertà per un altro anno ancora, salvo ripensamenti da parte del Cremlino. Noi siamo qui oggi un po' per un caso, perché è l'anniversario della performance delle Pussy Riot a Mosca, ma perché in Italia è uscito da poche settimane, perché è uscito intorno a Natale, mi pare di ricordare, no? Questo libro, Una preghiera punk per la libertà, edito dal Saggiatore, tradotto da Michele Piumini e da Roberta Cattaneo, che sono
di mestiere fanno appunto i traduttori, che è un testo molto particolare, nel senso che non è un saggio, non è un romanzo, non è un libro immediatamente classificabile, ma è un libro che raccoglie poesie, canzoni, lettere dal carcere, stralci del processo, comprese le arringhe degli avvocati difensori, l'arringa dell'accusa e alcune opinioni della comunità internazionale. Vi ricorderete per esempio che c'è stato nella primavera scorsa un concerto a Mosca di Madonna che fece abbastanza scandalo, insomma fu un evento abbastanza risonante all'interno del pianeta, perché lei si presentò sul palcoscenico a Mosca mentre le Pussy Riot erano sotto processo con la maglietta con scritto Pussy Riot. Insomma, la comunità internazionale si è mossa, e in paesi che non sono l'Italia sta continuando ancora a muoversi quindi questo è un libro che è un oggetto abbastanza particolare, nel senso che non leggete una storia che comincia da A e arriva a Z, ma leggete tutta una serie di documenti, di apparati che ruotano intorno ad un evento che è successo poco tempo fa e che tutti conosciamo e che tutti abbiamo, bene o male, chi più chi meno, seguito e fatto in qualche modo nostro. Ne viene fuori, ma questo parliamo piano piano, un ritratto doppio. Da una parte è ovviamente un libro che parla della questione sempre aperta della libertà dell'individuo, dei diritti civili in paesi che sono delle democrazie o delle presunte democrazie occidentali. Insomma, la Russia è un paese che sta a metà tra Oriente e Occidente, però è una democrazia all'occidentale. Dall'altra parte è un libro i cui testi sono stati raccolti da questo collettivo femminista americano che si chiama Feminist Press, che ha seguito e segue da vicino, per quanto sia possibile, insomma, il caso delle Pussy Riot, e ha recuperato tutti i documenti, gran parte dei documenti e degli incartamenti relativi al processo e a tutto quello che è successo nel mondo nell'ultimo anno intorno alle Pussy Riot. Le ha tradotti in inglese, le ha pubblicati negli Stati Uniti, e il libro che noi abbiamo oggi è figlio di quella pubblicazione. Infatti Michele e Roberta sono traduttori dell'inglese, un libro che è dovuto passare, come succedeva sotto Khrushchev, no? Si passava dalla Francia o dagli Stati Uniti o dall'Italia, pensate al caso Pasternak, no? Non tutti i libri potevano essere pubblicati in Unione Sovietica e tradotti e diffusi nel mondo, ma avevano bisogno di canali un po' laterali attraverso cui penetrare nel resto del pianeta e poi diventare dirompenti. Ecco, questo è un caso di quel tipo, con una differenza sostanziale, però, che il muro è crollato, la dittatura formalmente non c'è più, però forse, non so se tutti ve ne siete accorti, ma c'è un verso della canzone che il Pussy Riot hanno cantato nella chiesa. Poi, se volete, vi racconto un pochino la storia di quella chiesa, che è molto divertente, ma dopo. Un pezzo, la seconda strofa che emano il libro può guardare: il capo del KGB, il loro primo santo, sbatte in prigione i dimostranti sotto scorta. Il capo del KGB è Putin, che non è più capo del KGB, non è mai stato in realtà capo del KGB, è sempre stato un pezzo piuttosto grosso del KGB, ma viene ancora definito e percepito come tale nella Russia di allora, io credo che verranno fuori nella discussione molti temi che ci riguardano anche piuttosto da vicino, nonostante la Russia sia un posto che viene percepito sempre come lontano e fuori dagli schemi. Per cominciare e per rompere il ghiaccio, vorrei dare la parola a Michele, che ci legge un pezzo della dichiarazione dell'accusa al processo delle Pussy Riot, che introduce in una paginetta e mezza tutti i temi che noi andremo a toccare oggi e che nel libro vengono poi sviluppati e discussi. Michele. Grazie. Settimo giorno del processo. Dichiarazione dell'accusa. Parla il pubblico ministero. Il dibattimento ha accertato che il giorno 21 febbraio Tolokonnikova, Aliokhina e Samuchevich sono entrate nella cattedrale e si sono introdotte in un settore riservato esclusivamente al clero della Chiesa Ortodossa Russa, per poi fermarsi in un luogo adibito alla lettura delle sacre scritture. Indossavano indumenti inappropriati al luogo, braccia e spalle erano scoperte, e sul volto portavano maschere di colori vivaci con aperture per gli occhi e la bocca.
Nonostante i tentativi di allontanarle dal luogo sacro, continuavano a dimenarsi in modo volgare, cinico e provocatorio. Le imputate non negano di aver commesso questi atti. La domanda è: come dovremmo giudicare le loro azioni? L'accusa concorda con l'indagine preliminare. Queste azioni prefigurano il reato di teppismo. Hanno offeso e umiliato profondamente i fedeli. Hanno urlato parole blasfeme. Le regole di condotta sono stabilite dalla tradizione ortodossa e dalle consuetudini spirituali. Non si possono indossare colori vivaci né urlare. È vietato fotografare e filmare senza autorizzazione speciale. La lettura di preghiere e delle sacre scritture è consentita solo nell'ambito delle funzioni o in altri momenti dietro autorizzazione speciale. Come decretato dalla Chiesa ortodossa russa, la blasfemia è uno dei reati più gravi. Le imputate hanno agito in modo tale da provocare le sofferenze più atroci ai credenti ortodossi. Dichiarano di non aver letto le regole interne della cattedrale, ma dovrebbero conoscere a memoria quelle regole. Hanno irriso e sfidato il cristianesimo ortodosso, esercitando un'influenza psico-emotiva negativa su un gruppo di credenti. Hanno violato i diritti della Chiesa ortodossa russa. Hanno altresì attirato l'attenzione dell'intera società, accrescendo l'impatto del loro reato. La loro colpevolezza è aggravata dalla premeditazione. Avevano pianificato da tempo le loro azioni. Ciascuna aveva il proprio ruolo. Avevano provato la loro esibizione. Nell'abitazione di Tolokonnikova sono stati rinvenuti un abito giallo a colori vivaci e due maschere, una nera e una blu, oggetti che sono ammessi come prove pertinenti. Non dobbiamo sottovalutare il pericolo che costituiscono per la società. Riteniamo che le imputate possano essere riabilitate solo tramite la carcerazione. Chiediamo un verdetto di colpevolezza e le seguenti condanne. Per Tolokonnikova, 3 anni di colonia penale. Per Samucevic chiediamo che sia dichiarata colpevole e condannata a 2 anni di reclusione in colonia penale. Per Aliokhina chiediamo 3 anni di reclusione in colonia penale. Sì, un aspetto interessante che emerge dalla dichiarazione dell'accusa secondo me è questo. Hanno altresì attirato l'attenzione dell'intera società accrescendo l'impatto del loro reato. In realtà in altri punti del libro emerge chiaramente come ad attirare l'attenzione dell'intera società e più ancora della comunità internazionale sia stata la reazione del regime russo, insomma, questo processo farsa e la condanna che hanno subito. È evidente e innegabile che Putin si sia pentito dell'attenzione internazionale attirata sul caso. Cioè, io penso che prima di questo caso pochissimi al mondo sapessero chi erano le Pussy Riot. Erano evidentemente conosciute in Russia, ma non oltre i confini russi. E quindi da questo punto di vista, ecco, un aspetto che emerge anche dagli scritti delle tre ragazze incarcerate è che in un certo senso loro hanno vinto, perché pur essendo in carcere, pur essendo private dei diritti fondamentali, sono comunque libere di parlare, di dire ciò che vogliono, tanto, come dire, peggio di così allora non potrebbe andare, insomma, non possono togliergli più nulla. In una, se non ricordo male, delle arringhe conclusive di una delle ragazze, appunto un membro delle Pussy Riot dice: noi siamo libere di dire ciò che vogliamo, possiamo dire Madre di Dio, Maria Vergine, liberaci da Putin. Voi, rivolto al collegio accusatorio dell'accuso, voi invece non potete dire nulla, siete solo dei burattini autorizzati a dire solo ciò che passa il vaglio della censura del regime. Speriamo che un giorno vi rendiate conto di tutto questo e riusciate appunto a far trionfare la verità. È davvero sorprendente, leggendo in particolare gli scritti delle tre ragazze, notare la loro preparazione, direi quasi filosofica, nel senso che vengono utilizzati argomenti tratti dalla lettura della Bibbia, per esempio. Il punto fondamentale è che l'accusa poggia su un presunto odio nei confronti della religione, in particolare dei cristiani ortodossi, ma loro dimostrano chiaramente di non nutrire nessun odio nei confronti della religione, anzi. Inoltre, per quanto appunto le autorità ecclesiastiche tentino di far sembrare la situazione diversa, una buona percentuale degli stessi credenti ortodossi ha anche firmato appelli in loro favore, favorevole alla loro scarcerazione, e appunto convinta che non abbiano commesso nessun reato.
Comunque non penale, esatto, dalle aringhe degli avvocati emerge chiaramente che se di reato si tratta di, appunto, di un illecito amministrativo punibile al massimo con una multa. L'accusa nei confronti degli Pussy Riot nasce da, invece dall'applicazione di norme ecclesiastiche, di norme nate da vari concili ecclesiastici che vengono in violazione, in palese violazione della Costituzione, adottate come appunto norme penali per arrivare a questa condanna. Vogliamo leggere magari delle lettere delle ragazze scritte dal carcere. Sì, forse. Sì, una lettera al patriarca. Tornando appunto al discorso della religione, diciamo, le ragazze, come diceva anche Michele, hanno dimostrato non solo una conoscenza approfondita della Bibbia, della filosofia, quindi hanno dimostrato di non essere proprio le ultime arrivate, diciamo, ma hanno dimostrato di essere anche cristiane. In Russia c'è cristianesimo ortodosso e loro hanno dimostrato in più occasioni di essere aderenti a questa religione e di non andare contro i principi della religione, come invece è l'accusa che gli è stata mossa. Ad esempio, in una delle loro lettere si indirizzano direttamente al patriarca di Mosca, Kirill. È interessante perché iniziano subito con un passo tratto proprio dalla Bibbia. Beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. È emblematico della situazione che stavano vivendo e che tuttora purtroppo stanno vivendo. La lettera non è particolarmente breve, però secondo me è importante, è interessante per capire proprio la loro mentalità e il loro essere contestatori. Non sono contestatori politici che danno contro al regime in maniera sterile, in maniera così ideologica, senza basi, senza principi, ma sono contestatrici che cercano nella loro religione di trovare un modo per venire fuori da una situazione che è quella attuale russa, che purtroppo ci dimostra ogni giorno di più quanto le persone e le donne purtroppo soprattutto non siano considerate e non possano esprimersi liberamente. Comunque leggo questa lettera, che a me personalmente è quella che piace di più in assoluto. Allora, Sua Santità, Patriarca, una preghiera ardente e sincera non può mai essere considerata un oltraggio, qualunque forma assuma. Quindi non si può dire che abbiamo offeso o violato un luogo sacro. A preoccuparci è il fatto che lo stesso luogo sacro che lei crede profanato sia indivisibile da Putin, il quale, come lei stesso ha riconosciuto, lo ha restituito alla cattedrale. Ecco perché lei percepisce la nostra preghiera, che chiede alla Vergine di cacciare chi disonora i più alti ideali umani in Russia e tutti i precetti della fede ortodossa, come un'offesa a ciò che è sacro. Nella preghiera in questione, ovvero la canzone che abbiamo letto prima, nella preghiera in questione abbiamo espresso il nostro dolore, condiviso da milioni di cristiani, perché lei ha permesso che la religione diventasse l'arma di una campagna politica sleale, perché ha spinto i fedeli a votare per una persona le cui azioni sono ben lontane dalla verità divina. Noi non possiamo avere alcuna fiducia nel rappresentante di Dio in terra se agisce contro i valori per cui Cristo fu crocifisso. Come scriveva Pushkin, non si può pregare per il re Erode, la Madonna non vuole. Ha commesso un grave errore dichiarando nel suo sermone che noi non crediamo nel potere della preghiera. Se davvero non credessimo nel potere della preghiera, pensa che avremmo pregato con un tale ardore e una tale disperazione, sapendo che rischiavamo questa persecuzione inesorabile ai danni nostri e dei nostri cari? E che avremmo pregato affrontando questo sistema repressivo di potere terreno, che non aspetta altro che vendicarsi di chiunque prenda le parti della società civile? L'energia e la verità della nostra preghiera non hanno indignato i fedeli. Sicuramente la fede di un vero credente, come i sentimenti di Cristo, è troppo profonda e universale, troppo traboccante d'amore per sentire l'offesa.
La nostra preghiera ha indignato solo Putin e i suoi seguaci. Per questo tre donne sono state trascinate in prigione, strappate ai loro figli piccoli e costrette a subire gli insulti quotidiani della burocrazia statale. È il miscredente Putin che attraverso il dominio e la separazione deve tenere quelle donne in prigione. Lei sostiene che noi crediamo solo nella propaganda, nei media, nelle menzogne, nelle calunnie, nei soldi e nelle armi. Noi non abbiamo fede in nessuna di queste cose, che oggi rivaleggiano persino con il potere di re Erode, per cui lei ci ha chiesto di votare e di pregare, e al cui nome lei associa la prosperità della terra russa. Prima la falsa e dilagante propaganda sulla televisione di Stato ha estorto al popolo la vittoria di Putin. Poi, con totale spregio della verità, queste stesse forze cercano di convincere il popolo che tre donne con figli piccoli devono rimanere in prigione per violazione delle leggi della Chiesa. Da che parte stanno la propaganda, i media, le menzogne e le calunnie? Da che parte sta il dio denaro? Da che parte stanno le Pussy Riot, le cui vite incarnano l'ascetismo necessario al pensiero creativo? La venerazione del denaro non abita forse in chi investe nei valori vuoti degli straordinari lussi sponsorizzati dal governo per gli uomini d'alto rango? Non abita in chi venera anche le armi, in chi chiede l'omicidio in nome di sentimenti religiosi, o negli uomini che hanno assunto il gruppo armato che, urlando e brandendo armi durante la retata del 3 marzo, hanno arrestato due donne sospettate di essere entrate nel Tempio per chiedere a gran voce alla Vergine di liberarci da Putin? Contrariamente a quanto lei predica alla comunità, noi crediamo solo nel potere della preghiera, nel potere dell'arte, nel potere delle parole e nel potere dell'amore dei nostri amici e delle persone a noi care. È questa la misura della nostra fede. E per servirla non abbiamo altro che canzoni e preghiere. I soldi, le armi, le menzogne, le calunnie, i media, la propaganda, li lasciamo a voi, che avete rinchiuso tre donne, che chiedete una repressione costante, nuovi arresti, altri processi, e a tutti gli enti a lei associati, a tutti voi. A noi rimane solo l'ardente desiderio di svelare la verità alla nostra gente. Mi fermerei qui perché mi pare che il concetto sia abbastanza chiaro. A noi rimane solo l'ardente desiderio di svelare la verità alla nostra gente. Il movimento, il collettivo delle Pussy Riot nasce con questo scopo: svelare la verità a un popolo ormai diventato cieco, ormai diventato incapace di capire e di agire contro un vero e proprio regime, perché possiamo raccontarcela in ogni modo, ma è sempre più evidente che si tratta proprio di un regime nel quale non c'è possibilità di contestare. E loro, partendo dalle loro basi, sia culturali, perché sono tutte e tre, hanno studiato tutte e tre all'università, una Nadia è studentessa di filosofia, quindi hanno una base culturale dalla quale si muovono, e dei principi religiosi molto forti, perché sono molto più forti i loro principi religiosi dei principi di tante altre persone. Cioè, io personalmente non mi sento così religiosa, diciamo, come invece appaiono loro. Le citazioni della Bibbia sono ovunque, in tutte le loro lettere, in tutti i loro scritti, e partendo da questo, dagli insegnamenti di base, loro parlano di insegnamenti di Gesù, da questo loro vogliono partire per far capire qual è la situazione. I loro atti, come dicevamo anche prima, inizialmente non erano così noti al di fuori della Russia, perché non venivano pubblicizzati da nessuno. Loro organizzavano queste manifestazioni estemporanee, impreviste, senza fare nessun tipo di pubblicità, e chi c'era assisteva. Punto e stop. Questa invece è stata, come si dice, è stata ripresa ed è stata messa su YouTube, su internet. Tra l'altro neanche da loro, perché esatto, non è neanche chiaro chi effettivamente abbia fatto le riprese quel giorno e chi abbia poi pubblicato su internet questo video. Un video brevissimo, peraltro neanche particolarmente bello, diciamo, perché non sono proprio delle cantanti. Poi con una traccia audio che non c'entra, che non c'è, sì, sì, e sì, poi con spezzoni di riprese fatte in altri luoghi. Sì, roba. E come dire, durante l'inchiesta del processo non si è mai tentato di scoprire chi avesse prodotto questo video, sì. E come molti altri aspetti della vicenda rimane avvolto nel mistero. Sì. Riguardo al sentimento cristiano delle tre ragazze, mi è venuto in mente
so se devo usare il microfono per motivi tecnici. Proprio la fine dell'arringa conclusiva di uno degli avvocati difensori, Mark Fagin, ok. Concluderò dicendo che il governo non ha ottenuto nulla. Non sono riusciti ad annientare l'identità delle nostre clienti, le quali non hanno accettato un solo compromesso contrario alla loro coscienza. Sono sinceramente convinto che nel giorno in cui egli dovette portare la croce sulla Via Crucis, queste tre giovani non avrebbero esitato ad aiutarlo, a differenza di coloro che invocano contro di loro la vendetta e le punizioni più crudeli. C'è più sentimento cristiano in loro che non in chi le vuole condannare. Per questo dico che non hanno commesso alcun reato e vanno prosciolte. Non solo, se il governo, mettendo la faccia in questo processo, dovesse decidere di rinchiuderle per un qualsivoglia lasso di tempo, tornare al nostro stile di vita diventerà impossibile. Si aprirà una voragine incolmabile tra il popolo e il governo. A conti fatti, il popolo non perdonerà mai il governo per aver commesso un delitto così grave ai danni di tre innocenti. Allora, volevo porre l'accento su alcuni aspetti contraddittori di tutta questa vicenda. Ci sono tre cristiane ortodosse, che poi insomma se sono ortodossi quelli che l'accusano, si può definire ortodossi anche quelli che si prendono l'accusa, che entrano in un tempio e fanno una preghiera punk, però una preghiera, in cui denunciano un patriarca che fino a qualche giorno prima era periodo di elezioni in Russia, no? C'era il cambio di governo tra Medvedev e tutti sapevamo che avrebbe vinto poi Putin, non era un segreto per nessuno. Nonostante questo è stata fatta in Russia per mesi una campagna elettorale, insomma, e poi noi l'abbiamo finita ieri, quindi sappiamo bene che cosa vuol dire una campagna elettorale. In Russia però quando fanno le campagne elettorali e decidono che devono intervenire i poteri forti intervengono davvero. Quindi il patriarca della chiesa ortodossa, Kirill, nei media e nei sermoni che faceva la cattedrale del Cristo Salvatore, invitava i fedeli a votare Putin. La predica del sermone del patriarca era: ragazzi, se volete che la Russia prosperi, eccetera, eccetera, dovete mettere la crocetta su Putin. Allora, queste tre cristiane ortodosse che entrano e violano un tempio, se così si può dire, in realtà violano un tempio dove il sacerdote a sua volta l'ha già violato, perché parla di qualcosa di secolare, no? Non parla di spirito, eccetera, ma fa politica in maniera più che concreta, insomma ti dice di andare a votare. C'è una sezione, un settore della chiesa di Cristo Salvatore, che è un luogo non so quanto grande, che viene affittato. Si possono fare anche delle feste private, delle cose, dei banchetti, cene aziendali. E, allora, uno dei più grossi affittuari, insomma, di questo luogo è Putin, che ci fa le sue cene elettorali eleganti, eccetera, eccetera. Allora, l'accusa fondamentale che è stata mossa dagli avvocati alle Pussy Riot è doppia, è blasfemia, cioè avete bestemmiato in chiesa in qualche modo, per come hai detto tu, per come vi siete vestite, per il linguaggio che avete usato, eccetera, eccetera. E questa parola che è famosissima in Russia che, dagli anni 20, che è hooliganstvo, che è la russificazione del termine inglese hooligan. Teppismo. C'è una canzone di Branduardi, se lo conoscete, si chiama Confessione di un malandrino, che è la versione italiana di una poesia meravigliosa di Jesenin che si chiama Spaviate Huligania, cioè Confessione di un teppista, che poi è stata tradotta in italiano come malandrino. E in Russia il teppismo, laddove con teppismo è anche girare con una bottiglia di vodka visibile, perché se la tieni nella giacca non ti dice nessuno, ma visibile, piuttosto che dormire sulle panchine di notte, sei un teppista. Allora, teoricamente adesso che è uno stato democratico, essere un teppista è essere un teppista. Sotto Stalin essere un teppista erano 15 anni di Siberia, perché eri controrivoluzionario, eccetera, eccetera. Diciamo che il passaggio tra la dittatura
dichiarata e la democrazia farlocca ha tolto 13 anni di Siberia, cioè ha aggiunto 13 anni di libertà a chi viene accusato di teppismo.